Ciao a tutti, bentornati sul canale, io sono Pasquale, questo è Risparmio. Oggi, come promesso nel video in cui ero ospite io da parte di Michael, oggi lui è ospite da me. Per cui, buongiorno a te Michael, benvenuto sul mio canale. Buongiorno a tutti, buongiorno a te. Allora, sei uno di quelli che è arrivato nella cricca delle interviste nel canale di Risparmio, perché io cerco di farmi i fatti degli altri e poi cerco di espandere i fatti degli altri a tutta la comunità. Oggi è toccato a te. Speriamo che vada bene. Ti faccio delle domande, come sempre, molto molto dedicate a particolari aspetti della tua vita. Prima di tutto, perché non mi parli di te? Chi sei? Da dove vieni? Dove vuoi arrivare? Allora, io sono Michael Pino, ho un canale su YouTube da svariato tempo, ma lo utilizzo in modo costante sulla finanza da inizio anno. Ho 20 anni e vengo da un paesino in provincia di Bergamo. E ho 20 anni, mi sono licenziato quest'anno, dove avevo lavorato da McDonald's per quasi 3 anni. Uh-huh. E dopo le scuole superiori non ho voluto fare l'università, ma dedicarmi proprio alla mia crescita personale, quindi mi sto spingendo sul lato personale. Ok, 20 anni vuol dire che tu hai la metà dei miei anni, per cui se ne posso regalare qualcuno, magari mi spariscono un po' di capelli bianchi. Ti sei diplomato appena uscito dalla scuola. Io so che tu hai cominciato con un canale che si occupava di tutt'altra cosa. Sì. Di cosa? Infatti parlavo di anime e manga, perché mi piaceva moltissimo il mondo giapponese e appunto gli anime e manga di quotidiani. Guardavo anime tutto il giorno, leggevo manga tutto il giorno, e quindi ho detto perché non provare a parlarne su YouTube di questa mia passione. Uh-huh. E non era andata malissimo, ci ho messo un annetto e mezzo di video tutti i giorni praticamente. Okay. Avevo creato una community, tutto carino, conoscevo altri youtuber, mi piaceva. Poi c'è stata una transizione in cui ho passato proprio dal lavoro part-time a full-time, quindi ho ridotto il tempo che dedicavo a anime e manga, mi stavo appassionando molto di più alla finanza personale e ho detto, ha senso stare tutto il giorno a guardare i cartoni? Ha senso leggere tutto il giorno i manga? E ho detto no, quindi ho perso un po' la passione, ho perso un po' anche la voglia di fare video su questo argomento e ho deciso di cambiare totalmente. Anche perché ti stavo facendo una domanda, ma me l'hai già tagliata, perché non hai continuato magari facendo un secondo canale? Ti è passata proprio la voglia? Sì, mi era passata proprio la voglia, anche perché ho detto, è come prendere in giro le persone che mi guardano, visto che io avevo perso la passione, quindi non mi andava di parlare di quelle cose lì e illudere magari gli altri. Eppure secondo me ti tornerà, perché io adesso alla mia età ti faccio vedere una cosa, tanto dovremmo essere qui, eccola. Bellissimo. Sì, io ho un volume del manga di Mazinga Z, però moltissime persone mi hanno detto che più avanti mi tornerà la voglia, quindi vedremo. Io per esempio, a me piace tantissimo e compro, l'unico manga che compro è quello di Isayama, Attack on Titan. Sì, che esce l'ultima stagione dell'anime quest'anno. Sì, che praticamente facevano stagioni da 3 puntate, 4 puntate, perché il tipo doveva scrivere questi poveri fumetti, per cui ci correva dietro. E in realtà all'inizio com'è che hai approcciato sto mondo di YouTube? Hai cominciato con i manga, con gli anime, ma cosa ti ha fatto scattare la scintilla di entrare in questo mondo? Allora, io su YouTube, proprio appassionato da quando sono ragazzino, tipo a 13 anni, che iniziavo a guardare per la prima volta YouTube con i videogiochi, tipo ai tempi che andavo alle medie, e quindi ho detto perché non provo anch'io, e già facevo canali su Minecraft, su vari videogiochi, e arrivavo sempre sui 100 iscritti, poi a scuola magari ti prendevano un po' in giro, ma cosa fai, fai video su YouTube? Quindi arrivavo a 100 iscritti, poi smettevo perché, non lo so, quindi ho aperto una decina di canali, arrivavo sempre a 100 iscritti e smettevo. E l'unica volta che l'ho fatto in modo serio è stato da Anime Manga, che è stato praticamente agosto 2018, da lì facevo tutti i giorni video e mi dedicavo tutti i giorni, anche se era pesante perché facevo scuola, gestivo il canale YouTube, andavo a lavoro, poi avevo un altro canale YouTube di un'altra pagina e era abbastanza pesante. E poi alla fine invece ti sei orientato su questo, la finanza, sì. Su questa finanza personale. Com'è avvenuta la transazione? Come mai ti è nata questa passione? Allora, io sempre periodo scuola, quindi poco prima dei 18 anni, mi sono appassionato all'investire in borsa. Uh-huh. E mi piaceva molto il trading, nonostante non ne sapessi nulla, e poi ho cambiato drasticamente perché non mi piace il trading, anche perché ci ho perso solo soldi praticamente. Quindi mi sono buttato sugli investimenti, iniziando a conoscere youtuber come Riccardo Zanetti, Pietro Michelangeli, e mi appassionavo questo mondo, cioè dicevo, fantastico. E quindi ho deciso,
di iniziare a fare video su YouTube quando ne sapevo un po' di più, e comunque sto ancora imparando e sto mostrando un po' sul mio canale le cose che imparo sempre anch'io, perché voglio creare una community dove non siamo più ignoranti, come in Italia siamo molto ignoranti su questo settore, e riusciamo a crescere tutti insieme. Ok, quindi è un qualcosa che è nato un po' da cioè ci sei passato per caso e poi ti sei aggrappato, ti è piaciuto tantissimo. Sì, infatti inizialmente facevo pochi video, anche 5 al mese, neanche, c'è stato un periodo che ne facevo una settimana, ma proprio pochi. Poi ho deciso, da quando mi sono licenziato, visto che avevo molto più tempo, ho detto proviamo a farne uno al giorno per testare, vediamo come va. E adesso hai, diciamo, intenzione di fare sempre un video al giorno, comunque stai lanciando il canale in questo modo appena adesso e poi magari ridurrai un po', andrai a diluire la cosa? Allora, ho fatto settembre tutto un video al giorno, ma l'avevo già fatto da metà agosto, e quindi lo sto testando. Vorrei farlo ancora per un paio di mesi o addirittura fino alla fine dell'anno, per sempre vedere i risultati, come è cambiato, se aumenta tanto l'engagement, la monetizzazione, così. E poi magari passo a, come fanno tutti, 3 video a settimana, un po' un giorno sì, un giorno no, anche per avere un po' più vita libera. Hai notato crescite diverse fra quando gestivi solo canale manga e anime adesso? Cioè il numero di iscritti è cambiato, in percentuale di come aumenta? E allora, quando c'è stata la transizione è stato il colpo grosso, perché appunto perdi tutta la fascia che hai prima, anche perché l'età che avevo prima era magari 13-18, 18-24, ora è 18-24 in su, 13-18 zero praticamente, forse neanche l'1%. E la transizione ha fatto perdere molti iscritti. Ai tempi iniziali, io quando facevo anime manga, sono partito pianissimo, quindi col canale da zero, e facevo pochissimi iscritti, come penso chiunque inizia. Ho iniziato ad avere un boom quando ho collaborato con una pagina che su Instagram aveva già 20.000 follower e io sono diventato youtuber della loro pagina. Okay. Loro praticamente in un giorno hanno fatto 5.000 iscritti e io, facendo lo youtuber lì, mi sono portato un po' sulla mia pagina personale. Quindi da quando ho fatto quella crescita, sul mio canale sono arrivato ai 1.000, 2.000. Poi ho iniziato a collaborare con altri youtuber e sempre con le collaborazioni sono iniziato ad aumentare un po' di più. E si cresceva molto anche perché c'era molta engagement, cioè facevo molti mi piace, molti commenti e si creava anche la community. Con finanze invece, visto che sto partendo diciamo da zero, sto resettando il canale. Adesso c'è stato, quando facevo pochi video non calcolavo neanche il canale, cioè non stavo a guardare le analytics, quindi facevo un video a settimana, dicevo vabbè, vediamo come va. E perdevo solo iscritti, cioè sono stati mesi dove perdevo anche 200 iscritti al mese. Okay. Ora c'è stato un periodo dove facevo 10 iscritti al mese, che magari era perché si perdevano e un po' si guadagnavano, e negli ultimi mesi invece sto vedendo anche tipo 300 al mese, 200 al mese, quindi sto crescendo, penso, regolarmente. Però quello che mi manca sempre è un po' l'engagement, cioè ogni tanto sì, ogni tanto no. Sì, molto probabilmente il ragazzino è un po' più appassionato a quelle diciamo tematiche e si mette un po' più rispetto a chi magari parla di finanza, dove chiede magari la domanda specifica e poi va a chiudersi lì. E invece per quanto riguarda il fatto che tu appunto sia riuscito a crescere così velocemente, vedi e pensi che sia stato qualcosa o qualche tua qualche parte del tuo carattere o qualche cosa che hai fatto che ti ha permesso di crescere più velocemente rispetto ad altre persone della sua stessa età, quindi coetanei? Allora, io secondo me, magari perché su YouTube, cioè rispetto anche alla vita personale, perché sono tendenzialmente un ragazzo molto timido, poi negli anni un pochino è cambiata la cosa, ma inizialmente parto come timidissimo, cioè che avevo paura di approcciarmi alla gente. Su YouTube era il mio spazio personale, sono io davanti a una telecamera, quindi mi sbizzarrivo un po', tiravo fuori il carattere nascosto di me. Quindi magari ero anche più amichevole, cercavo di attirare un po' di più, non lo so, anche perché sono giovane, quindi magari ispiro di più, non lo so. Poi molti altri miei coetanei che o sono timidi anche davanti alla telecamera, io faccio video da quando ho 13 anni, quindi un po' la parlantina mi è uscita all'inizio, ovviamente anch'io parlavo un po' come un robottino, quindi all'inizio è sempre difficile perché devi ambientarti, cioè non è sempre facile parlare da solo con la telecamera. Poi ho avuto anche la fortuna di sia imparare a montare i video sempre da 13enne, da solo con YouTube, e poi ho fatto una scuola apposta, superiori, e ho imparato un po' come magari sistemare nel montaggio alcune terminologie, oppure evitare i pezzi morti dove faccio o cose del genere. Quale programma usi per fare il tuo editing al momento? Allora, attualmente utilizzo solo Premiere di Adobe,
ho iniziato con Camtasia, ormai 5-10 anni fa, non so, praticamente, e Premiere perché l'ho studiato a scuola e mi sono trovato benissimo, quindi utilizzo il programma. Oltre ad essere uno youtuber, come tutti sanno e vedono nei tuoi video, tu fai anche altro. Sei un trader, un investitore, un risparmiatore. Come ti inquadri in queste tematiche? Cosa allora, fai? Trading lo faccio, ma cerco di evitare. Ogni tanto mi capita di farlo, ma non voglio farlo. È tipo una cosa mentale. Quindi, tipo, andare in leva su alcune cose è una cosa mentale, ma voglio evitarla il più possibile, okay, perché non ha senso, secondo me, anche perché è molto rischiosa. Quindi trading lo faccio, ma non vorrei farlo. L'investimento mi piace moltissimo, long term, per 5-10 anni o anche tutta la vita, alcune azioni. Io sono principalmente sull'azionario, 100% azioni, e mi piace proprio individuare delle azioni che hanno un potenziale di crescita oppure che sono abbastanza solide, e a me piace moltissimo i dividendi. Mm-hmm. Quindi investo anche in alcune aziende o REIT che danno un buon dividendo, perché mi piace avere un'entrata passiva, anche se inizialmente non ho magari budget incredibili per ricevere questi grandissimi dividendi, però ci provo lo stesso e voglio sperimentare. Comunque è il primo anno, diciamo, di investimento serio, quindi sto testando molte cose. Per il risparmio invece sono sempre stato un risparmiatore, anche perché ho il braccino corto, quindi da quando ho iniziato a lavorare ho iniziato a fare budget, a vedere quanti soldi spendevo, come risparmiarli di più. E attualmente, piuttosto che tenere soldi fermi sul conto, che poi c'è l'inflazione, tutte cose che fanno perdere soldi, preferisco metterli o magari in peer-to-peer, dove è un investimento ma lo considero come un fondo d'emergenza perché posso ritirarli quando voglio, però hanno un tasso di crescita anche abbastanza buono. Oppure magari li tengo sul conto di Toro, ma cerco di diversificare i miei risparmi, ma la maggior parte li investo. Quindi presumo che dicendo prelevandomi immediatamente tu usi Go and Grow di Bondora. Quanto riesci a risparmiare in percentuale di quello che ti entra? Perché adesso tu vivi a casa, se non sbaglio, ancora con i genitori, per cui tutto quello che sono le tue entrate passive cerchi di farle mettere a lavorare, insomma. Ho sempre cercato di risparmiare il più possibile. Okay. Mi è capitato a volte di fare degli errori quando magari più da ragazzino compravo dei corsi perché dicevo questo sarà la mia vita, adesso compro questo corso da migliaia di euro e li sprecavo inutilmente, però sono errori che si fanno. Preferisco averli fatti ora che a 50 anni comprarmi un corso da 50 anni. Io ho fatti fino ai 40, per cui non ti preoccupare, che se hai fermato già la ruota hai fatto benissimo. E quindi ho la fortuna di essere sotto il tetto dei miei genitori, quindi non devo pagarmi magari un affitto, il cibo, la maggior parte comunque mangio cose che comprano i miei genitori, quindi sono abbastanza fortunato sotto questo lato. Le spese che posso avere sono magari la benzina quando mi muovo con la macchina, ma niente di particolare. Quindi mi ero fatto una specie di budget dove investivo il 50% di quello che guadagnavo, okay, mettevo nel risparmio il 25% e poi 8% in base alle categorie lo spendevo in tipo salute, se magari voglio la palestra, svago se voglio fare delle uscite, cose del genere. Però hai mai pensato, perché io ho fatto questa domanda anche a altri che ho intervistato che hanno lasciato il lavoro, hai mai pensato che in questo periodo storico magari lasciare il lavoro non fosse proprio ideale, proprio perché magari se per un qualunque motivo questa attività di YouTube non dovesse andare benissimo, poi ti potresti trovare, diciamo, a dover ripartire da zero? Certo, infatti io mi sono detto di rischiare perché appunto essendo giovane, uh-huh, fino ai 25, massimo 30, secondo me posso trovare un lavoretto del cavolo, che sia un bar, che sia un pulire i cessi, non lo so, qualsiasi lavoro posso farlo, quindi ho detto rischio, perché appunto finché una persona è molto giovane può rischiare, tipo magari se mi fossi trovato nella tua situazione, dove sei molto più grande, con una famiglia, ci avrei pensato molto di più, perché penso di essere, cioè era molto più rischioso magari. Però ho detto, finché sono giovane posso permettermelo, posso trovare un altro lavoretto, che sia un fast food, che sia qualsiasi cosa, rischiamo, mal che vada, si parte da zero. E invece, come accennavi prima, tu hai diversi investimenti, come diversifichi questi investimenti, in percentuali anche, fra azionario, peer-to-peer? Allora, peer-to-peer tendo a mettere, dipende, ultimamente sì e no, perché sto mettendo di più sull'azionario, però solitamente mettevo quasi il 25% di quello che risparmiavo, di quello che guadagnavo. E dipende poi ovviamente dai mesi. Se c'è un mese che la borsa è molto giù, metto praticamente sull'azionario.
l'azionario quasi il 50%, e poi nell'azionario dividevo su rate, magari cripto, perché mi sto orientando ultimamente un pochino su Bitcoin, però ancora con calma, e poi azionario principalmente. Ok, e a parte YouTube hai trovato modo di creare altre fonti di reddito passive? Sì, allora ho già fatto dei video dove mostravo le mie entrate, e uno appunto dove mostravo le mie tre entrate passive, e una praticamente sarebbero i dividendi, perché è passivo, anche se sono pochi euro, comunque è passivo. Le affiliazioni praticamente sono quasi al 100% passive, perché i link in descrizione, ad esempio, non è che li devo mettere ogni volta, sono sempre lì e generano entrate, che sia Amazon, che siano broker o qualsiasi altra cosa in descrizione. Anche magari qui sotto in descrizione ci saranno vari link affiliati che ti portano un'entrata passiva, per dire. Poi avevo affiliazioni, dividendi e qualcos'altro che non ricordo. Però, la monetizzazione di YouTube, immagino anche. Sì, forse sì, su YouTube. Che quel mondo di finanza personale si guadagna anche moltissimo di più. Io ho notato che con le stesse visualizzazioni che facevo ai tempi di Anime Manga, perché attualmente questo mese, per dire, ho fatto 17.000 visualizzazioni. Ok. Anime Manga, 17.000 visualizzazioni, facevo 10 euro. Ora più di 10 volte tanto, solo di guadagno, con le stesse visualizzazioni. Quindi fa capire proprio il target, quanto cambia in guadagno. Io lo notavo perché io avevo un altro canale che adesso ho abbandonato, mi occupavo di alimentazione e nutrizione, il CPM lì era sui 3 euro, invece qui siamo più o meno sui 17, per cui... Sì, a me cambia ultimamente sempre, però ce l'ho sui 10 euro più o meno, dipende dal video o dal periodo, non lo so. E solitamente poi c'è anche YouTube, magari nel periodo estivo paga un po' meno, nel periodo di Natale paga di più, poi in finanza non lo so perché non ho mai provato, nel primo anno, quindi vediamo. E poi io, come altre entrate, ho anche una specie di lavoro, perché faccio l'editor dei video di Pietro Michelangeli. Ah, ok. E quello è praticamente un lavoro attivo, cioè non è a tempo pieno perché non mi occupa grandissimo tempo, quella volta ogni tanto, però è un lavoro. Tu però sei esperto, dicevi, hai fatto il corso, per cui è sì, sì. Un'attività che ti occupa meno tempo rispetto a quanto potrebbe occuparne, ad esempio, a me. Sì, e poi è una cosa che mi piace, cioè editare i video non mi pesa e quasi mi diverte, quindi mi piace. Quindi paradossalmente se, diciamo, questa attività dovesse andare male, comunque, tra virgolette, hai un mestiere fra le mani, hai Fiverr, sì. Ti potresti buttare lì a fare montaggio video per altre persone... Assolutamente. Diciamo che non resti, come si dice, col tram, attaccato al tram, come si dice, lo dite a Milano, sono in zona lì, no? Accanto a me fischia in curva, dicono, non sbaglio. Sì. Sì, sì. Altri progetti che hai nel futuro, che siano imprenditoriali o comunque legati al canale, hai qualcosa in mente? Allora, a me piacerebbe moltissimo comprarmi un immobile e metterlo a reddito. Okay. Quello, già volevo farlo quest'anno, e ci sto lavorando, non so se quest'anno o l'anno prossimo, ma mi piacerebbe farlo anche in modo con un debito, un buon debito, quindi prendo un mutuo, mi compro un immobile, lo metto in affitto, che l'affitto mi ripaga il debito, qualcosa del genere. Quello già mi piacerebbe, anche se poi ho un'entrata bassa, ma almeno è una cosa passiva. Quindi questa cosa mi piacerebbe moltissimo. Altrimenti, sempre inerente al mondo degli immobili, mi piacerebbe fare compravendita. Mi ero studiato una specie di corso gratuito che girava in quarantena su compravendita di immobili, e non è male, quindi mi piaceva anche quel mondo. Altrimenti stavo studiando di recente il network marketing, che ho già provato in passato senza conoscerlo e non mi piaceva assolutamente, anche perché ogni volta che mi scriveva qualcuno inerente al network marketing gli dicevo non mi interessa, perché non lo vedevo come un'opportunità. Ultimamente l'ho rivalutato, anche leggendo il libro I quadranti del cash flow, dove Robert Kiyosaki ne parla. Sì. E tra una settimana, tra un po' di tempo, uscirà appunto un video sul network marketing dove spiego un po' di cose. E oppure sempre buttarmi sempre di più sui dividendi, però devo avere più capitale. Quindi... Sì, perché ci sono dei capitali molto alti per poter magari monetizzare tanti dividendi. E invece ho visto che magari molti lo prendono in considerazione, non so se l'hai fatto anche tu, ma Amazon FBA l'hai mai pensato? Amazon FBA l'ho pensato quando mi ero lanciato... Quando era diventato virale in Italia, soprattutto, sì. Avevo preso un corso, abbastanza soldi anche lì buttati. Prima di partire mi è stato
bloccato l'account senza ragione, cioè non avevo ancora fatto ordini di prodotti, meno male, però mi è stato bloccato l'account per problema di accesso, cioè io avevo fatto l'accesso sia sul computer che sul telefono, era successo qualcosa con gli IP, basta, l'assistenza non ti ha cagato, quelli del corso nemmeno, account bloccato, poi non ho più pensato neanche di aprirmene un altro, ho detto amen e ho lasciato perdere, anche se era una buona opportunità a quei tempi, al momento secondo me per provarci servono capitali più grossi anche lì, perché però non mi piace moltissimo, anche perché il ritorno non sarebbe bellissimo secondo me, quindi magari è meglio fare il dropshipping con un tuo store su Shopify, sì, e penso che guadagni anche di più. Beh, o anche se guadagni uguale, comunque forse hai meno rischi, perché non acquisti tu materialmente diciamo, il materiale. L'unico rischio magari è la spesa pubblicitaria che vai a perdere se nessuno sì converte. E invece per quanto riguarda quello che sei tu, riesci a essere una persona schematica durante la giornata, sei ligia, hai una tua routine, oppure ti alzi e dici faccio questo oggi? No, allora all'85% riesco a essere con una routine ferrea, infatti mi scrivo sempre cosa fare per il giorno dopo, cerco di rispettare tutto il mio schemino, poi ovviamente capita che ci sono degli imprevisti, ho fatto anche sempre un video riguardo sulla procrastinazione, perché mi è capitato una settimana proprio piena dove non avevo voglia di far nulla, o che avevo lavorato troppo la settimana precedente ma proprio non avevo voglia di far nulla, però solitamente tendo ad avere una routine, rispettarla, mi dico magari non schematica proprio ora per ora, anche se ho provato questo metodo e andava abbastanza bene, però preferisco darmi 5 cose da fare durante la giornata, le faccio bene, non le faccio, perché non le ho fatte e cerco di capire come mai non le ho fatte. Hai seguito qualcosa per creare la tua routine? Ad esempio, non so, molta gente, anche io per esempio ho letto The Miracle Morning, il libro, hai attinto da alcune fonti o comunque sei partito per conto tuo? Allora, inizialmente penso guardando un po' i video su YouTube delle routine, mi ispiravo un po' qua e là. Poi ultimamente ho preso una specie di diario che voglio usare tutto ottobre di Dave D, se non sbaglio, ed è un diario dove appunto c'è scritto obiettivi del giorno, li hai raggiunti sì, perché, non li hai raggiunti no, perché, e la ricompensa. E poi ogni giorno c'è una frase motivazionale e un libro consigliato e dura un mese. E quindi ogni giorno lo compili, lo voglio fare tutto ottobre, poi magari ne parlerò anche sul canale, non lo so. E voglio provare a vedere come mi trovo con questa specie di diario motivazionale che segue la routine. Proviamo, e comunque mi ispiravo solitamente ai vari youtuber. Ok, se non sbaglio lo chiamano journaling in inglese, dovrebbe essere quello, sì. Sì, vedo che molti lo utilizzano perché schematizzando quello che si fa durante la giornata e mettendolo per iscritto rimane anche più in, diciamo, imprinted, non mi viene la parola in italiano, dentro la testa, per cui rimane lì, l'hai scritto e ti rimane in mente, ecco, più facilmente. E, secondo te, il fatto che tu sia riuscito in questa tua carriera da youtuber, che seppure è breve, comunque in questo ambito sta crescendo velocemente, ci sono delle doti particolari che ti hanno aiutato della tua personalità? Perché tu mi dicevi all'inizio che eri timido, per cui di fronte alla telecamera avrai avuto problemi all'inizio. Ci sono state delle doti del tuo carattere o qualcosa di esterno che ti ha aiutato a fare questa crescita? Allora, la prima cosa che secondo me è fondamentale è la costanza, perché se smetti o se già un giorno salti o se inizi a saltare un po' qua e là che dici no, non c'ho voglia, perdi. Cioè, è come se tipo hai un lavoro normale, dici no, oggi non c'ho voglia di andare, metto in malattia. Non ha molto senso, quindi devi essere costante, devi prenderla seriamente come un lavoro. Anche quando non guadagni, cioè io ad esempio ho fatto un anno e mezzo senza guadagnare, poi guadagnando neanche 10 euro al mese, ma comunque un video al giorno lo facevo e mi dedicava abbastanza tempo, non è che ci mettevo 2 minuti. Quindi la costanza è fondamentale. Devi crederci, devi sicuramente crederci, fregartene dei commenti negativi, degli insulti, perché soprattutto nel settore anime e manga, che ci sono più magari ragazzini piccoli, ti trovi di quegli insulti come se, cioè, devi morire, vabbè. All'inizio non è facile, ma più vai avanti, più capisci che non ha senso perdere tempo dietro a ste cavolate. Quindi sicuramente devi avere un po' di forza interiore e andare avanti su questi commenti negativi, perché non potrai mai piacere a tutti e devi accettarlo, cioè nessuno piace a tutti. Nonostante fai del bene o fai del male, non piacerai mai a tutti. E poi, secondo me, devi evitare di fregare la gente, perché se tu sei il primo che vuole fregare la gente, cioè non andrai da nessuna parte. Prima o poi magari ti beccano, oppure
non lo so, è brutto, non è la mia morale almeno. Io cerco di aiutare gli altri in quello che io magari non sapevo, mm-hmm. e oggi che ci sono queste possibilità di aiutare gli altri o di mostrare cose che prima non c'erano, ad esempio finanza personale, su YouTube 5 anni fa non ce n'era traccia in Italia, oggi c'è, puoi trovarlo tranquillamente sia col cellulare, sui blog, sia su YouTube, quindi sì. Cerco di spiegare cose che io non potevo sapere 5 anni fa, per dire. Quindi cerco di essere trasparente e aiutare gli altri e fregarmene un po' di quello che pensano gli altri in modo negativo, cioè se uno mi vuole insultare, pace, ora che mi hai insultato, non so cosa, cioè magari ti tolgo il commento, non frega niente. Infatti fino a qualche anno fa, a parte gli youtuber americani, c'era poco in Italia. Sì, in Italia personale. Pochissimo. C'era forse Riccardo Zanetti che aveva 5.000 iscritti, ma stava partendo anche lui. Sì, ma penso che fosse meno di 5 anni fa. Anche perché anche Pietro Michelangeli mi sa che ha iniziato con i disegni anche... Sì, 2 anni fa forse. Esatto, per cui erano anche loro hanno cominciato con qualcosa di diverso. Tra l'altro, sì. Ricollegandomi al tuo... commento che ti hanno augurato la morte, anch'io sull'altro canale, su un video che feci sul latte, qualcuno mi disse, ma perché non muori tu invece di dire ste cazzate? va bene. Trovi certa gente. E io dico, sta gente, secondo me, non andrà mai da nessuna parte, anche perché io il mio tempo non lo passo ad insultare gli altri, ma semmai cerco di dar valore agli altri, di aumentare il mio valore, non so, a sminuire, a insultare su YouTube. Ma poi c'è chi può non essere d'accordo con te, ma ci sono diversi modi per fartelo capire. Certo, certo, ci mancherebbe. La critica, fino a quando è costruttiva, è diversa dall'insulto vero e proprio. Infatti oggi ho visto una storia di, come si chiama, Leonardo Pin, che ha commentato degli screenshot di un commento che era solo parolacce praticamente nei suoi confronti, per cui di gente così se ne trova. Sì, sì. Invece... se una persona volesse iniziare oggi a fare lo youtuber, a mettere su YouTube e portare avanti dei contenuti, avresti consigli da dargli? Da te, tra l'altro, allora, sei giovane, per cui hai quella emotività che può una persona nuova incontrare entrando su questo social. Allora, prima di tutto, partire senza usare scuse, ma non ho l'attrezzatura, ma non so fare così, parti e fregatene, perché all'inizio non è che... C'è una persona che mi aveva scritto... Ma per iniziare devo aprire la partita IVA quando guadagno? Prima inizia, che non guadagnerai per magari un anno e passa, devi pensare alla partita IVA. Quindi parti con quello che hai, un telefono va benissimo, si parte con quello che si ha. Io sono partito, se non sbaglio, col telefono, poi piano piano mi sono comprato la videocamera, il microfono, eccetera, eccetera. Anche se non guadagnavo quei soldi lì, ma volevo investirli io per la mia crescita su YouTube. Quindi parti con quello che hai, la costanza, quindi... Pensa quanti video vuoi fare, anche se è solo una settimana, rispetto a farne una settimana, non è che no, questa settimana non mi va. Poi cerca di interagire, magari se parti da zero con altre pagine del settore, con altri youtuber, quindi magari commenti, ti fai un po' notare, fai capire che anche tu, non è che vai a scrivere iscritto ricambi, che ci sono molti, io mi sono iscritto, tu lo fai anche tu, non ha senso sta cosa. Quindi vai a scrivere magari un commento costruttivo sul video di un'altra persona e magari vedi se c'è un riscontro anche nei commenti, solitamente basta anche quello. E cerca di iniziare, anche se non sai parlare con la videocamera, magari se fai un video a settimana, che altri giorni magari ti alleni, parli allo specchio, fai un po' di tentativi, inizi a scrivere un po' di video, cerchi gli argomenti interessanti. Tutto per iniziare. Sì. Poi comunque un'altra cosa che ti potrebbe aggiungere è fare quello che... ci piace, evitare di seguire il trend. Sì. Seguire il trend vorrebbe anche dover dire fare qualcosa che non ci piace, non andremo a dare quella passione che potremmo mettere all'interno del video. No, infatti ci sono moltissimi che seguono solo il trend e poi si trovano che magari il trend successivo non gli piace, non lo vogliono seguire, cioè basta, è chiuso la carriera. O magari moltissimi gamer, videogiocatori, seguono il trend, fanno solo videogiochi del momento, ma non gli piacciono. Cioè, lo fanno come se è un lavoro, ma non lo so, poi ognuno fa quello che gli pare. Io consiglio sempre di seguire quello che ti piace. Se sei appassionato di giardinaggio, fai un canale sul giardinaggio, magari diventi il numero uno, cerca di diventare il numero uno, perché appunto sono sempre piccole nicchie che portano... Cioè, è sempre una nicchia. Ogni mondo ha una nicchia, che sia piccola o grande, poi cresce in base a come anche tu la sponsorizzi, cioè la nicchia del giardinaggio, secondo me, per dire. In Italia magari è piccolissima, ma magari c'è talmente uno che è bravo che la fa conoscere a più persone, si appassionano anche altre persone, quindi è così che è cresciuta la finanza personale in Italia, grazie a Pietro e Riccardo, che secondo me erano bravissimi, hanno
fatto aumentare questo mondo in Italia, e poi crescerai tu e altri di conseguenza che si appassionano. Io tra l'altro trovai tanto tempo fa, quando iniziai, a uno youtuber americano che trattava solo di barbecue. E ho pensato, ma guarda un po' che nicchia si è andato a prendere questa persona. Cioè lui fa delle recensioni dei vari barbecue, con gli accessori, come viene la carne cucinata, ed ha un seguito poroso. Adesso non mi ricordo neanche il nome, però una volta che trova una persona, trova la sua passione e trova la sua nicchia, effettivamente poi ha trovato il suo pubblico fedele, per cui... Sì, assolutamente. Penso, come dicevamo poco fa, seguire solo il trend, perché poi il trend può non piacerti, può finire anche. Sì. Va bene, io ti ringrazio per essere stato qui con me quest'oggi, è stato un piacere conoscerti meglio e farti un po' conoscere meglio anche a chi segue me. Magari questo è un modo per scambiare le esperienze con le altre persone. Certo. Per cui grazie mille di essere stato con me. Grazie a te. Per tutti quelli che hanno seguito questo video, mi raccomando, iscrivetevi al canale di Michael, vi lascio il link qui sotto in descrizione, e anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!